poco andrà in onda Nero su Bianco, settimanale di fatti accaduti nelle Marche. Grazie a... Un punto di riferimento per le vostre esigenze di mobilità. A 360 gradi. A Senigallia, Mariotti è autonoleggio, autofficina, elettrauto. L'autonoleggio Mariotti Massimo a breve e lungo termine dispone di un parco mezzi in grado di rispondere ad ogni tipo di necessità, sia professionale che per il tempo libero. Disponibili da Mariotti furgoni da lavoro, diverse tipologie di autovetture, dalle city car alle ammiraglie, furgoni passo lungo 7 e 9 posti per un viaggio comodo in compagnia, ma anche gli scooter di diversi tipi fino all'Harley Davidson. Insomma, per tutti i gusti e a tutti i prezzi, con costi convenzionati in caso di noleggio prolungato, con pacchetti veramente interessanti. E per il noleggio a lungo termine, il cliente può chiedere a Mariotti qualsiasi tipo di auto del modello e colore preferito, che gli verrà consegnata nuova appena immatricolata. Tutti i mezzi noleggiati da Mariotti sono comprensibili assicurazione RCA, casco, furto, incendio, atti vandalici, fenomeni atmosferici, cristalli e assicurazione autista. Dovete solo ritirare e iniziare a viaggiare. Informazioni e disponibilità sul sito www.autonoleggiosenigallia.biz. L'autofficina Mariotti Massimo è inoltre tutto per la meccatronica della vostra auto. Manutenzione per ogni marca e modello anche in garanzia grazie alla sua adesione al gruppo Punto Pro. La revisione dell'auto e delle bombole metano e GPL con servizio esterno. Un intervento tempestivo per ogni problema meccanico con vetture sostitutive per la clientela. Chiarezza e correttezza. Tanti anni di esperienza nel settore. A Senigallia, in via delle Genziane 18, Mariotti Massimo è autonoleggio e autofficina. Per gli automobilisti, un punto di riferimento. Il nostro più cordiale saluto, cari amici, bentrovati all'appuntamento della domenica con Nero su Bianco. Allora, vediamo insieme i servizi che avremo in scaletta quest'oggi. Inizieremo con Eva, la prima nata del 2021, e poi andremo a Camerino, nelle terre ferite dal terremoto, per le speranze verso il nuovo anno. E poi faremo anche un bilancio, un riassunto di quello che è stato il 2020, un anno sicuramente che passerà alla storia. Allora, questi sono i titoli dei servizi. Iniziamo dal primo, come dicevo, dunque si chiama Eva, ha visto la luce a mezzanotte 12 minuti del 1° gennaio all'ospedale di Macerata. E ci piace iniziare con lei questa nostra prima puntata di Nero su Bianco del 2021. Vediamo il servizio di Marta Vescovi dal VG appunto del 1° gennaio. Si chiama Eva, la prima bambina nata nelle Marche nel 2021. 2 kg 810 grammi è venuta alla luce a mezzanotte 12 minuti nel reparto di ostetricia di Macerata, a sorpresa visto che la sua nascita era programmata per il 5 gennaio. Mamma Elisa è invece arrivata in ospedale la sera del 31 dicembre già in travaglio. Il tempo di capire che non c'era tempo e l'equipe del reparto ha proceduto con il taglio cesareo. È stato un cesareo d'urgenza non previsto perché la signora aveva un cesareo pregresso fatto 6 anni fa ed è arrivata qua in travaglio, in un travaglio attivo, e quindi non potevamo attendere. Non c'era la possibilità, anche per scelta della donna, di fare un parto di prova, perché noi facciamo parto di cesarei pregressi se c'è la possibilità di poterlo fare, e quindi abbiamo dovuto intervenire io e il mio collega il dottore Cecchi. A presentarci Eva è il papà bis Manuel. Lei, un sorriso appena accennato, in testa un cappellino rosso fatto a mano dalla nonna, è arrivata a portare un'onda di speranza non solo nella sua famiglia. L'avete chiamata Eva? C'è un motivo dietro questa? Allora, a parte il significato che ha come prima donna, diciamo, però il merito va a suo fratello Stefano, che ha scelto il nome. È stata inaspettata perché comunque era programmato per il 5 di gennaio, quindi è stata una sorpresa per tutti ed è stata una cosa che porterà sicuramente speranza per tutto l'anno 2021. A condividere l'emozione di papà Manuel e di mamma Elisa tutta l'equipe medica, perché se al miracolo di una nascita questi medici, ostetriche, infermiere sono abituati, in questi momenti di grande difficoltà, con il nuovo anno appena iniziato, le emozioni e le speranze sono molto più forti.
ci dà la grande speranza del 2021, in un anno sicuramente, speriamo per tutti, migliore, e ci dà una grande rinascita. È la nascita la cosa più bella che ci possa essere. Alla vigilia dell'inizio del nuovo anno siamo stati a Camerino, una delle città simbolo del terremoto che ha ferito pesantemente la nostra regione. Allora, tra qualche delusione per quello che è stato, ma anche con la speranza di quello che potrà essere, vediamo il servizio di Silvia Barchiesi dal videogiornale del 31 dicembre. Ci auguriamo che tutto parte presto, perché veramente dovrebbe partire presto la ricostruzione. Chiusa nella sua casetta nel giorno di Capodanno, Marisa si affida alle lenticchie portafortuna e spera in un anno migliore. Quello vecchio è scivolato via nell'immobilismo più completo, con la pandemia che ha bloccato tutto e allontanato ancora di più il sogno della ricostruzione. Tra i villaggi SAE, ai piedi di Camerino, però, oltre alla tradizione dell'albero e della pasta fatta in casa, a 4 anni dal sisma, a resistere è anche la speranza. Che dovevamo sperare? Che il Signore ci aiuta, che ricostruisce le nostre case prima del subito più possibile, tempo possibile. Sarebbe bello che riuscissimo a superare questa grande pandemia, e poi per il nostro territorio sarebbe bello che si inizi a muovere qualcosa di concreto. Questo è l'augurio per la mia Camerino. Qui del resto la zona rossa è doppia ed è scattata da un pezzo. Non arriva solo nei giorni di festa con le restrizioni della pandemia. I terremotati di Camerino ormai ci sono abituati da 4 anni. Dal 2016 infatti il centro è off limits, ma qualcosa inizia a muoversi. Il 90% delle messe in sicurezza è stato completato e a giorni è previsto l'avvio dei primi cantieri di ricostruzione privata. Presto, oltre agli addobbi natalizi, qui spunteranno anche le gru. Stiamo cercando di accelerare la riapertura del centro storico. Tra qualche giorno riapriremo il corso. Sono in fase proprio di ultimazione i lavori di completamento della messa in sicurezza di alcuni edifici, quindi ci consentirà appunto di riaprire. Ma se Camerino con il nuovo anno è pronta a riappropriarsi del suo centro storico, è pronta anche a riprendersi il suo futuro. Il programma straordinario della ricostruzione è già stato approvato e la ricetta per veder rinascere la città ducale è già pronta. Costituirà lo strumento attraverso il quale gli edifici che adesso voi vedete in questa piazza, quindi il Palazzo Ducale, così come il Comune, il Teatro, Parcheggio Meccanizzato, San Domenico, saranno ricostruiti attraverso i poteri straordinari del commissario Legnini. Dal nuovo anno la speranza di una svolta, il regalo che tra Covid e macerie la gente aspetta da 4 anni. Si ricostruirà, Camerino ripartirà. E allora ce lo siamo lasciati senza tanti rimpianti alle spalle questo 2020 che, come dicevamo, sicuramente resterà alla storia perché ha modificato la vita di tutti noi in tanti settori. Marta Vescovi ha ripercorso le tappe principali del 2020 con questo speciale, lo vediamo. Il 2020, anno bisestile, è destinato a passare alla storia come l'anno della pandemia. 12 mesi difficili per l'emergenza sanitaria, ma segnati anche da altri eventi importanti. L'anno si apre con una tragedia. Le Marche, reduci dai festeggiamenti per il Capodanno, fanno i conti con una giovane vittima. Valerio Amatizzi, 26 anni, muore a Colle San Marco di Ascoli Piceno, cadendo da un'altezza di 50 metri, mentre cerca di spegnere un principio di incendio innescato da alcuni fuochi d'artificio. 7 giorni dopo, l'8 gennaio, nello spegnere un rogo divampato in un appartamento a Servigliano, nel Fermano, i soccorsi scoprono il cadavere di Jennifer, appena 6 anni. Verrà fuori che a soffocarla e poi ad appiccare le fiamme era stata la madre. Il 15 febbraio 2020, Giovanni Legnini viene nominato commissario per la ricostruzione post-sisma. Il 2 marzo a Fano si registra la prima vittima marchigiana del coronavirus. Si tratta di un 88enne con patologie pregresse. Il 9 marzo è la data in cui il Premier Conte decide il lockdown generale in tutto il paese proprio per far fronte all'emergenza sanitaria. La notizia viene data in una diretta notturna su Facebook. Tutta l'Italia diventa zona protetta. Il 23 aprile torna alla ribalta della cronaca la strage di Ustica. Dopo 40 anni di processi, i ministeri di difesa e trasporti vengono condannati a pagare 330 milioni di euro a beneficio della figlia di Aldo Davanzali, che era presidente della compagnia Itavia, quando il 19 venne abbattuto.
Il 9 maggio arriva l'attesa notizia della liberazione di Silvia Romano, volontaria di una Onlus fanese, era stata rapita in Kenya un anno e mezzo prima. Il 12 maggio è il giorno in cui si dà il via nelle Marche alla sperimentazione della terapia al plasma per i malati di Covid. In questo giorno arriva il via libera del Comitato Etico Regionale. Il 13 maggio un malore si porta via a Senigallia a 65 anni il graphic designer e art director Giuliano De Minicis, da sempre in prima linea nella promozione di iniziative di beneficenza e solidarietà. Il 16 maggio, con una cerimonia sobria, viene consegnato alla Regione il Covid Hospital di Civitanova Marche. Il 18 maggio è il giorno invece in cui le attività iniziano a riaprire dopo oltre 2 mesi di lockdown dovuto al Covid. Il 3 giugno Antonio Cianfrone, ex maresciallo vicecomandante della stazione dei Carabinieri di Monsanpolo del Tronto, a 51 anni, viene ucciso a colpi di pistola sulla pista ciclabile tra Pagliara e Monsanpolo. Alcuni giorni dopo sarà fermata una coppia di cinquantenni che pare abbia agito spinta da vecchi rancori. Una bellissima notizia finalmente arriva il 4 giugno. Duilia, 91 anni, più forte del sisma e del Covid, riapre il suo ristorante a Sant'Angelo in Pontano. Il 15 giugno un infermiere di 57 anni di Grotta a Mare viene invece arrestato con l'accusa di aver ucciso 8 persone e di aver tentato di ucciderne altre 4. L'indagine era partita per una serie di morti sospette avvenute in una struttura sanitaria RSA di Offida. Il 3 luglio un altro dramma segna le Marche. A Iesi un 25enne con problemi psichici entra in casa di una coppia di anziani, uccide la moglie e ferisce gravemente il marito. Il 7 luglio il Consiglio regionale celebra i suoi primi 50 anni con una seduta speciale, in aula anche i vecchi e i nuovi amministratori. Il 18 luglio, dopo settimane da incubo per gli automobilisti, la viabilità sul tratto meridionale dell'A14 torna scorrevole grazie al dissequestro dei viadotti da parte della magistratura. Il 20 luglio le Marche piangono la morte a 104 anni di Giuseppe Ottaviani, l'atleta dei record, simbolo della longevità marchigiana. Il 30 luglio arrivano 6 condanne fra i 10 e i 12 anni per i componenti della banda dello Spray, accusata di avere provocato la calca mortale, che la notte fra il 7 e l'8 dicembre del 2018 provocò la morte di 5 adolescenti e una donna nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Il 12 agosto Camerino vive un momento di gioia con il ritorno della Fiera dell'Estate, cancellata 4 anni prima a causa del sisma. Il 26 agosto le Marche e Pesaro diventano palcoscenico del grande Oliver Stone, che sceglie la città di Rossini per presentare la sua autobiografia. Il 29 agosto un altro lutto per la regione, ci lascia il grande scultore, incisore e artista maceratese Valeriano Trubbiani, conosciuto in tutto il mondo per le sue creazioni. Il 1 settembre se ne va a 88 anni il costruttore ex patron dell'Ancona Edoardo Longarini. L'8 settembre il Presidente della Repubblica Mattarella accende la lampada per l'Italia a Loreto nel giorno della festa della Natività e lancia un appello ai governanti perché siano servitori della pace. Il 14 settembre prende il via l'anno scolastico all'insegna delle misure anti-Covid. Il 16 settembre la cronaca torna protagonista con un devastante incendio alla ex Tubimar. Su Ancona e i centri vicini si alza una nube nera, il capoluogo e la vicina Falconara chiudono scuole e parchi. Il 20 e 21 settembre sono quelli che vedono 1.300.000 marchigiani chiamati alle urne. Si vota per il referendum sul taglio dei parlamentari, il sì vince con una netta maggioranza, in 17 comuni per il rinnovo delle amministrazioni locali e per le elezioni regionali. Risulterà eletta per la prima volta nella storia della regione una giunta di centrodestra, a guidarla il governatore Francesco Acquaroli. Il 29 settembre arriva la notizia che lo spettacolare complesso delle grotte di Frassassi non smette di riservare sorprese, viene alla luce un nuovo ambiente ipogeo. Il 30 settembre finalmente viene ricoverato al Torrette di Ancona Santiago Loccioni. Il 29enne iesino era bloccato in Thailandia a causa della pandemia dal 20 giugno precedente, dopo un drammatico incidente. La famiglia per mesi si era battuta per riportarlo in Italia. Il 13 ottobre Porto Sant'Elpidio saluta la carovana rosa del Giro d'Italia. Il 15 ottobre il Presidente della Repubblica torna nelle Marche ed è a Macerata per prendere parte all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo. L'appello è a dire no al virus dell'egoismo degli stati. Il 16 ottobre è invece il ministro Lamorgese a visitare le Marche ed è ad Urbino per ricevere il sigillo d'Ateneo. Chiede più responsabilità per far fronte all'emergenza sanitaria.
Il 6 novembre è un altro giorno di lutto per le Marche e per la nostra emittente TV Centro Marche, che piange il suo presidente, l'imprenditore Gennaro Pieralisi. Lascia una importante eredità nei campi dell'economia, della cultura e dell'informazione. Il 10 novembre muore per un malore a Milano Andrea Merloni, uno dei quattro figli di Vittorio Merloni, ultimo presidente di Indesit Company. Il 15 novembre le Marche diventano zona arancione a causa dei numeri dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid. Vengono vietati gli spostamenti tra comuni se non per motivate necessità. Il 16 novembre la sanità marchigiana vive un momento importante. A Torrette un bambino viene sottoposto ad un delicatissimo intervento al midollo, l'operazione per la prima volta sulle note di un pianoforte a coda. Il 29 ottobre al Bambin Gesù di Roma era morta Ines Frassinetti, 14 anni, di Massignano, nell'Ascolano. Era in attesa di un trapianto di cuore e polmoni. Non aveva mai perso la speranza e in questi giorni di novembre una sua canzone, testimonianza di forza e voglia di vivere, spopola sul web. Dal 6 dicembre le Marche vedono allentarsi l'emergenza sanitaria e tornano in zona gialla. L'8 dicembre è un giorno di festa, ma per la regione è anche quello dell'omicidio dell'Immacolata. Michele Martedì, 26enne, viene accoltellato a morte in strada ad Ancona, nel quartiere del Pinocchio, ad ucciderlo un coetaneo che conosceva da sempre, con problemi psichici. L'11 dicembre un altro dramma. Novilara, nel Pesarese, è teatro dell'omicidio di una 41enne. Ad ucciderla l'ex marito, un 44enne marocchino pregiudicato, uscito dal carcere 15 giorni prima, l'uomo subito dopo si suicida gettandosi dalle mura cittadine. Il 13 dicembre le Marche sono in lutto per la scomparsa di Antonio Merloni, l'industriale del bianco che fondò l'Ardo. Per tre mandati fu anche sindaco di Fabriano. La vigilia di Natale, in una villetta di Monte Cassiano nel Maceratese, si consuma l'omicidio della 78enne Rosina Carzetti. Nel registro degli indagati finiscono marito, figlia e nipote, che si difendono e parlano di una rapina in casa. Il 27 dicembre, anche per le Marche, è il Vaccine Day. Vengono somministrate le prime 200 dosi del vaccino anti-Covid, un segnale di speranza che ci accompagna nel 2021. E con il riassunto del 2020 siamo giunti, cari amici, al termine dell'appuntamento di oggi con Nero su Bianco, il nostro approfondimento che tornerà come sempre domenica prossima. Allora a me non resta che ringraziarvi dell'attenzione ed augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TV Centro Marche. Arrivederci. Nero su Bianco, in collaborazione con... L'acquisto di un'auto va valutato attentamente. Importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto. Fondamentale è affidarsi ad una struttura seria e competente. Concessionaria Frulla, da più di 40 anni nel settore dell'automotive. Storicamente con Fiat, ora anche con Lancia e Abarth. Nei suoi saloni di Senigallia, in via Botticelli, e di Iesi, in viale della Vittoria, Frulla garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla vi propone un'ampia serie di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero. A completare il tutto, la possibilità di finanziamenti personalizzati, assicurazione furto e incendio, estensione della garanzia. Frulla cura poi al meglio tutto l'aspetto post vendita, affidato a personale altamente specializzato, sempre aggiornato attraverso frequenti corsi professionali. Tutti i lavori di officina, ora anche preparatori Abarth. Cambio gomme, carrozzeria e linea revisioni per veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla è inoltre soccorso stradale leggero e pesante, con il servizio di depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335-7767224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia da più di 40 anni. A Giordano e Clara Frulla oggi si affiancano i figli Marta, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo, e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43 e a Iesi in viale della Vittoria 3. Concessionaria Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional. Dal 1971,
Passione in movimento.